che in America voglio andare. Così recitava il testo di una canzone che descriveva nel secolo scorso il fenomeno dell'emigrazione italiana oltreoceano di tanta povera gente in cerca di fortuna. Ferdinando Di Luca non andò in America, restò in Europa, ma la fortuna la trovò lo stesso. Partì da Fano nel 1961 in Lambretta, alla volta della Svezia, da dove poi voleva recarsi in Inghilterra. Tuttavia in Svezia rimase e dalla pratica del lavoro più umile divenne il più grosso importatore di prodotti italiani di quel paese, senza mai dimenticare la sua Fano, che questa mattina l'ha voluto premiare per la promozione fatta alla città. L'iniziativa è stata della Confturismo Marche Nord, rappresentata da Luciano Cecchini, presenti anche i vertici della Confcommercio, il direttore provinciale Merigo Varotti e la presidente di Fano Barbara Marcolini. Hanno voluto rendere merito a Di Luca anche il sindaco Massimo Seri e l'assessore al commercio Etienne Lucarelli, di fronte ad una platea di amici e operatori economici. Responsabile del marchio Z, Ferdinando Di Luca porta Fano in tutte le immagini che pubblicizzano la sua azienda, un'azienda che fattura oltre 100 milioni di euro ed è apprezzata per la qualità in tutta la Scandinavia. Che cosa accadde nel 1961, Fernando? Ebbi una Lambretta come regalo perché avevo finito le scuole. Appena ho ricevuto la targa sono partito subito per l'estero, volevo andare in Inghilterra ed imparare l'inglese. Sono passato per la Svezia perché davano i permessi di lavoro e lì sono rimasto perché me li hanno prolungati di volta in volta. Dal 1961 lei è rimasto in Svezia e ha trovato lavoro all'inizio come portiere di un albergo. Precisamente. All'inizio ho fatto il lavapiatti perché non sapevo la lingua. Per far portiere d'albergo devi conoscere la lingua svedese. Io invece rimandai di imparare la lingua svedese perché volevo andare in Inghilterra, imparare l'inglese e ritornare in Italia e avere maggior possibilità di scelte nel campo del lavoro futuro, ma non sapevo cosa devo fare, però volevo l'inglese perché mi sentivo più forte. Voleva qualcosa di più? No, ma all'inizio il portiere d'albergo mi soddisfaceva molto perché venivo a contatto con tanta gente. Ho conosciuto mia moglie, sposando poi mia moglie 3 anni dopo, allora decisi di fare qualcosa in proprio. Io ero ragioniere, non volevo fare il ragioniere, per quello sono fuggito dall'Italia e ho deciso di introdurre l'olio di oliva in Italia, in Svezia. Ha cominciato a importare olio d'oliva, sì. Dall'olio d'oliva poi alla pasta, quindi ha cominciato a valorizzare i prodotti della sua terra, ma da lì piano piano poi ha costruito, diciamo, un impero? Ho introdotto la Barilla in Svezia nel 74 e questo mi portava via il 90% del mio tempo. Gennaio del 97 finì con la Barilla, mi si è liberato molto tempo, ho introdotto tutto dal proprio marchio di pasta ai latticini. Ecco. Molti prodotti vengono da Fano. Nel nostro territorio? Dal territorio di Fano viene l'olio di oliva di Guerrieri. In conclusione possiamo dire che è rimasto sempre legato a Fano, alla sua terra, qui ancora molti amici. Cioè, sì, beh, tutto qui su Fano, ma anche il mio marketing è tutto basato sull'italianità e la mia provenienza di Fano, perché Fano è un bellissimo paese, una bellissima città romana, una città romana vera. È una delle città che ha più ricordi romani all'infuori di Roma, è bellissima la zona, tutto il mio marketing è sull'italianità e l'originalità di Fano.